Le cose che mi piacciono sono le ciliegie, il sushi, i libri, il rumore della pioggia, il cazzo, Londra, D&D, le stelle, i murales, i indovinelli. Hey, what's up, you guys? It's Troye Sivan, and this is probably the most nervous I've ever been in my entire life. The date today is August 7th, 2013, and the reason I'm telling you this is because on August 7th, 2010, I told my family that I am gay. I'm gay, and Austin is too, and we just wanted to like call and tell you. Questo per me è un video un po' complicato da fare, in effetti. Mi tolgo questa spina e dico a 275.000 persone quello che mi sono tenuta per me per tanto, 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 tanto tempo. Sono omosessuale, mi piacciono le ragazze e questo da sempre. Is it something about your personality? You're gay? It's okay, I knew you were. Immaginati di nascere in un mondo in cui per fare colazione c'è solamente la marmellata. Una sera tu vai nella tua cameretta, vai a dormire, ti addormenti e sogni la Nutella. E ti innamori! E la mattina dopo ti svegli e sei il ragazzino più felice del mondo. E vorresti andare da tutti a urlare: io l'ho trovato, ragazzi! Io amo la Nutella! Finalmente ho capito che cosa mi piace! A me piace la Nutella! Oggi mia nipote è venuta da me e mi ha detto: tu sei gay. Perché ho i capelli azzurri e gli orecchini. Però abbiamo scoperto che essere gay non vuol dire avere i capelli azzurri e gli orecchini, ma che allo zio Andrea gli piace il maschio. C'è però una cosa che veramente non ha senso fare, ed è andare a casa e sentirsi in colpa. Sorry. Se ami la Nutella, ami la Nutella e non c'è niente da fare. I'm still the same Troye. This is just some new information about Troye. Non so, è come se adesso mi fossi finalmente accettata del tutto. C'è semplicemente da capire che amare la Nutella è bellissimo! I love you no matter what in the world, don't you know that? Però mi vuoi bene lo stesso? Sì. Sono il tuo zio preferito? Sì. Ed è una cosa bellissima che mi ha detto mia mamma, ovvero che non le interessa assolutamente chi mi piace, perché non è importante. L'importante è che io sia felice. Lei adesso mi vede felice e quindi lei è felice. Ascolta, le cose cambieranno. E quando questo accadrà, ci sarà una festa pazzesca, anche solamente per non perdersi quella festa. Secondo me conviene resistere, no? Cancella quella parte, non farla vedere a nessuno. La pubblico su Facebook. No! Sì! No.